Dun dun dun. Sentite come una certa paura nell'aria? Sentite come ci sia meno sicurezza, meno divinità nel nostro personaggio in questo momento? Lo sapete perché? È che gioco io. Perfetto. Sì, rieccoci qui su Ore Bottate. Sono Kengo, vi è Sven, c'è sempre anche Xiluk e... Premiamo X. Premiamo X e mo tocca a Sven. Sì, tocca a Sven. Sarà io divertente. Ho fatto già un bel paio di cose, ma siamo andati penso un po' più veloce, che sono un po' più, diciamo, sicuro, anche se mi abbioppano la proità, ma non è così. Sei andato nel falò quello della Via dei Sacrifici? Sì. Sì, sì, sì. Lo okay. Spero per lui. No, non l'avevo, non ho visto mai nella vita dove si è teletrasportato. Strada dei Sacrifici. E siamo in un luogo nuovo, diciamo, facsimile. Sempre per voler fare il mio giochino del cacchio di comparazione. Se Landed Settlement è paragonabile alla Sand Fortress, questo che cos'è? E sembra che è il giardino radice oscura. Di giorno. Che è? Di giorno però. Sta bene, bro? No, non sta bene. No, no, non sta bene per niente. Puoi uccidilo prima che si trasforma, sto bastardo. Picchialo, picchialo. Picchialo, no, no. Ma che ali ha? Troppo. Si è fatto uscire 6 ali. Ma che? Non ne bastava 2. No, forse non voleva volare, cioè, voleva atteggiarsi, secondo me. Ok, ma perché 6 ali? Colpo d'ala, funziona anche quello, credo. Boh. È super efficace. Ma cosa? Non lo so. Non lo so. Vabbè, bel burrone, mi sì, piace. Sì, sta cosa veramente mi ha inquietato abbastanza, perché a sua volta le ali sembrano fatte. Guarda là, fermo, guarda dietro quelle carovane. Usa anche il binocolo, magari. Un secondo. Abbiamo 12 ossa del ritorno, la faccia mia. Allora, c'è altra gente con ali. C'è uno che è palesemente ubriaco e gioca a fare il mago. E gente con la falce, a quanto vedo. Ah, secondo me questi proprio... Questi sono forti. Ok. Non li devi far... No, non li devi far trasformare, secondo me. Non sono sicuro che si trasformino. Però guardati un po' intorno, non è che dietro c'è qualche cosa. A sinistra sembrava esserci un... Allora, e infatti... Presto, così ti posso... c'è pure un troppo. Ma come ci mette se la fa? Pietra confessionale. È un nome curioso? È la consiglia. Sì, un nome direttamente al Grande Fratello. No, mi ho sbagliato, scusate. Ok. O è un oggetto chiave. Ah, la lingua... No, è una titanite. La lingua. Dopo lingua. Vediamo. Una gemma di titanite infusa, nota anche come pietra rigida, annulla l'infusione dell'arma. No, giusto. Permette gli effetti senza ridurre il livello di rafforzamento. E questo è buono. Questo è molto buono. Eh sì. Detto questo, la lingua. Stava giù a tutto. Ah, non abbiamo bruciato le ossa al falò, vabbè. Ma ce la farà Sven, ma aspetta, è potente. Magari. Ma scusa, ma per quanto riguarda il falò, ma diventano le nostre fiaschette diventa o diventa il falò? No, diventa la nostra fiaschetta più. Ma quanto è brutta sta lingua? È fatta troppo bene, accidenti. Infatti sì. Vabbè. Prova della sconfitta di un portatore della brace per mano di un invasore dell'occhio rosso. Ah. Prendere le lingue come trofeo era usanza di un famigerato gruppo di invasori che le offrivano in dono alla propria dea muta. Chi sono questi invasori e chi è la dea muta? Ce lo dice che... Lui non ne ho la più pallida idea, perché prima vi erano i Dark Wraith che prendevano l'umanità. Che prendevano uno l'umanità, due non adoravano nessuna dea, tre no. Kaf non era per niente muto, anzi aveva le gengive e la lingua molto enorme e nemmeno biforcuta. Penso sia la prima volta che sentivo parlare di una dea muta. Sì, Guinevere non era muta, anche se era un'illusione, aveva altre cose notabili. Ma un altro, sul fatto che si possono uccidere prima che diventino sgravi. Drop. In lontananza, naturalmente. Sì. Ma tra parentesi, mi sai qua il capo è stabile. Non lo so, secondo me si muore malissimo. Vabbè. Sì, vabbè. Se mi butto, sì. Sicuramente. Ma tra parentesi. Va bene, allora vai in ignoranza. Io direi vai di ignoranza su di uno, ammazzalo il prima possibile. E poi fuggi. Perché la Estus Cinerea? No, e mo picchia pure questo. Senta il tizio dietro, Addio! Uè, che fa questo il mago Merlino? È un piromante, quindi. Sta buono. Piromante, è un mago, fa un po' di tutto. È figo assai.
fatto? Non lo so. Una piroetta, quello è ubriaco lui, ubriaco Sven, sono ubriachi tutti. Cioè, vabbè. Vabbè. Comunque li sento abbastanza fragilini sti tipi. Sì. E meno male. Ovviamente sembravano più pericolosi. Intanto questo sì. È morto malissimo. Vabbè. Cioè finora quello con la faccia, se ha il tempo di attaccare, è pericoloso. Ecco altri tipi con la falce. Chinalo con l'arco e frecce. Ma cosa? Marco, ma dove? Probabilmente se frecce di fuoco prima o poi dobbiamo prendere. Fate personaggi troppo onorevoli. La prossima volta facciamo un personaggio che è un completo bastardo. Ma non è il problema. Prendere il mio rotto. Ma non è il problema del personaggio, quello è gay. È un problema che. Che palle giocarla così. Cioè, proprio... È un altro gioco, veramente è un altro gioco. Che poi tu lo sai, c'è il melee, c'è build strane. Il melee è proprio Dark Souls, oddio. Ah, oh, che re? È Mildred. Oddio, Mildred. Cazzo sì che lo è. Che cazzo fa? Sono troppo contento. Ah, si è What? Affilata. Sì, si è affilata l'arma. Però anche se lei... droppa la mannaia io la voglio. E si recupera la vita sta balorda. A però... voi è stato estremamente facile. Vabbè, è Mildred, è che stiamo parlando di chi. Mannaia. Oh no, adesso bisogna leggere subito. Signor Mannaia. Dove la cosa piccata c'è? Tantissima forza. Ma leggi anche a fianco, a fianco, a fianco, a fianco. No, a fianco alla Mannaia. Esatto, lascia da... No, da battaglia abissale, lascia il brigante. Sta buono. Ascia utilizzata dai briganti di una terra lontana. Un'arma resistente che richiede una grande quantità di forza per essere brandita. Sempre grido di guerra. Fighissima. E la Mannaia invece? Mannaia della lama particolarmente larga, brandita dalla donna folle che caccia sulla strada dei sacrifici. Se eseguiti con precisione, gli attacchi ripristinano punti vita. Quando ancora viveva nell'insediamento di non morti, la donna imparò ad apprezzare il sapore della carne umana. Sì, vabbè, proprio Mildred. O la sua reincarnazione. Come la conosciamo? Lama affilata. Affila la lama per aumentare i punti vita ripristinati con ogni attacco. Che figata. Bellissimo. Ci vuole tantissima forza, ma... 22. A due mani, a due mani o ti fotti. Mildred è sempre il geniaccio che contro Kella che si gettava nella lava. Non però tancava bestia. Incominciamento il brigante. Il brigante, c'era una barzelletta che però non dirò. Peccato. Riguardo il brigante. Eccoci qui. Cappuccio di foggia straniera appartenuto forse a un brigante caduto in combattimento. Forse. In terre lontane sarà stato non mangiato vivo. Venivano banditi per mandare un messaggio alla popolazione. Quando il messaggio non fu recepito, toccò ai vivi subire la stessa sorte. Benissimo. Vabbè. Ah, sì, niente di nuovo. Ma guarda che quello che fai tu con l'R1 lo puoi fare anche nell'equipaggiamento base, Va avanti. Mm-hmm. Ok, tutto a posto. Carino però. Sì. Hai capito poi cosa intendo? Non ne sono sicuro. Fammi premi start al momento. Vai qua. Vai la maschera. Ok. Premi R1. Te lo cambia. Quindi è veloce. Puoi leggerlo anche da lì. Così magari se non vuole cambiare. Intuitivo. Pugnali doppi del brigante. C'è proprio il set base del brigante. Blu sarebbe felice. Tra parentesi. No, si muore. Sì, si muore. Si muore. Pensavo fosse terreno invece. Ma sono invece alberi. Sono alberi che poi ti portano verso il nulla. A che pro trovare queste cose? Cioè, se uno non ha voluto fare il brigante dall'inizio, queste cose non le userà mai. Ma non è detto. Non esiste il brigante. Quello è il mercenario. Ah, c'hai ragione. Il brigante stava in Dark Souls 1. Esatto. È vero, s'assomigliavano i vestiti. E poi non hai visto le armi. Vedi un momento le armi. Aspetta. Ma perché, poverino, si stava facendo una pennica. Però mi si aveva tanta vita e quindi era un altro NPC e mi ammazzava. Oh, frammento di titanite, buono. E poi vabbè, ci siamo fatti il giro. Prima che torni giù, mi vedi un momento i pugnali del brigante? Certo. Ah giusto, non li abbiamo visti. Così il nostro narratore ce li narra. Eccoli qua. Tu. Oh. I pugnali usati in coppia sono le armi preferite dai briganti di una terra lontana. Ma quale cazzo sarà sta terra lontana? A me viene da dire Forossa. Può essere. È possibile impugnarne una per mano e sorprendere i nemici con attacchi provenienti da entrambi i lati. Tiene la schivata. Tiene il dash. Le spalle dei nemici. Buono. Buono. Particolare. A blu piacerebbe tantissimo. Eh sì, quello blu è Dex Fag. Dovete farmelo conoscere questo qua, sembra simpatico. No, non lo è.
Ma comunque, andiamo avanti e... Ah, questi con la faccia sono i peggiori. Sì. Ma è una mia impressione. Attento alla stamina e alla caduta. Se no facevi la morte... Vabbè, ah, per me è caduto lui. Questo però sta tutto... Stai attento, eh. Ah, buono, non li puoi backstabare. Ci ho provato, non ci sono riuscito. Ma il backstab è diventato più difficoltoso, per grazia di Dio. Per PvP è una cosa buona, per PvE... È... Anche. Allora no, è quello che dicevo io. Sì, si trasformano perché lui li fa incazzare. Attento, perché sempre con la stamina finita. Sì, scappa. Sì, dobbiamo pensare a un piano migliore. La violenza anche sempre perché, funziona. Anche perché sono alquanto debolucci, però quando invece poi si trasformano, ma dopo diventano degli animali proprio. Levano un sacco di equilibrio. Mamma del corvo! Questo è pure rosso! Non fa salire l'altro! Oh, che fai, ti butti? È un pazzo! È un folle! Non è manco così! Ma cosa? No. È quello che ci assomiglia di più del nostro gruppo. Usa tutte e due le Estus. No, ma che fai? Fuggi nella nuova area. Uccidi sto stronzo. E non cadere. Il drop, una brace. E mo fai il pro e li uccidi oppure. Ma cosa? Beh, solita regola di sotto. Una tanta puntata. Mamma. Buona. Hai rischiato di fare una figura barbina, ma per fortuna hai recuperato. Prima non ci sono riuscito, ma adesso. Ma adesso va. Poi mi hai finito l'estasi. E vedi un po' in giro. Accidenti. Se c'è qualcosa. Un falò magari. Cioè lì si sale su. Dove qua? Qui. Vediamo. Oh no, come cazzo è salito quel tizio? Volando. E guarda là. È una via. Ah, ci si può buttare da giù. Però stai attento che c'è un nemico. Stai attento. No, non salire così tanto giù. Su, ti fai ancora più male. Rolla. Ci fidiamo di te. E infatti. Oddio. Uè, cani. Però un forse cane è meglio. Questo è un bel. Incinta. Sta cane. Oh, che schifo. Che schifo. Meno male che l'abbiamo uccisa. Anello di Morn. È l'arcivescovo. Là, che cazzo è? L'arcivescovo della dea senza voce. No, della dea muta. Ok. Non lo so. Tomo divino di Karim in Balil. Che in Braille, so. Braille. Non è il tomo del piromante. No, questo. Don't touch my Braille. No. Ma tralala. Comunque si era l'arcivescovo devoto alla dea muta. Ma è l'anello, no, please. No, volevo dire il tomo anche. Sarà un oggetto chiave, infatti. Ah, ma aspetta, guarda che è uscito. Il simbolo oscuro, accumula maledizione. Da quando ce lo abbiamo? Da quando abbiamo fatto il level up nel tizio. Un buco nero nella carne che ricorda il marchio di un non morto. L'oscurità stessa dell'uomo fuoriesce da questo buco senza fondo, questa ferita traboccante dell'essenza della maledizione. Il simbolo oscuro non guarirà mai, ma le leggende narrano di una guardiana del fuoco che tornò dall'abisso recando con sé grande sollievo per il portatore della maledizione. Ma che... Sta cosa ce l'ha male, va, raga, io non mi fido. No, no, invece ma voglio tenere. Ma anch'io me voglio tenere, nonostante siamo stati pro che ci siamo presi a cazzo di chiave per togliercelo. Abbiamo trovato una soluzione prima ancora di riscontrare il problema. Bellissimo. È stato bellissimo. Beh, il tomo in Braille. Il tomo sacro di Karim scritto in Braille, contenente miracoli avanzati. Portalo a un cantastorio per apprendere i miracoli di Karim avanzati. Vabbè. Nella via bianca è tradizione ascoltare attentamente le parole dei ciechi e i tomi in Braille non sono una rarità. Dobbiamo portarla alla nostra Firekeeper di serie. Irina. Continuo a scordarmi come Irina. Si Irina. Sì. Detto questo, Anellini, dove sei tu? No, scusami, ma torna indietro. Perché fai sempre da sti menù? L'ho preso! Vabbè, lì! L'ho che... preso già, non mi scocciare! Sei un... Diamine. Non lo so, un idiota. Fai che ce lo dobbiamo mettere? Donato ai cavalieri di Karim. Potenze e miracoli. No, che non serve un cazzo. Morn serviva la dea Kaitas. E ci ha levato. Cioè, no. Hai detto miracoli, mi hai fatto abbassare la screen. Lo so, mi disco. No. Non fanno vedere una descrizione. Non fanno idea, è singolare. E vabbè. O vedi artista nella e guarda. Morn serviva la dea Kaita prima di diventare apostolo dell'arcivescovo. Che questo già è diverso, non era lui l'arcivescovo, l'apostolo. Insieme essi dedicarono la vita ad aiutare i bisognosi sofferenti. Ah.
Ed è fighissimo, anche questo sembra un gargoyle. Sì. Ma Mor non è il tizio di Karim. Lui si chiama qualcosa, me lo scordo sempre. Sì. Aegon. Ma è cioè era tipo un suo discepolo. Cioè, o solo due tizi separati, non lo so. Penso separati. Non lo so. Tanta bella robetta. Sì. Dove cavolo ci stiamo infilando? Falò. Ma guarda in alto. Oh. Siamo arrivati sotto il ponte. Siamo arrivati sotto il ponte che poi ricorda mostruosamente la foresta. Per andare poi alla casa di Aldia dove c'è l'acquedotto distrutto. Guarda, sì, abbiamo amici. Visto che c'è sta gente. Due gente, una mi sembra Oscar. Sì, uno è Oscar. Ma ricorda un sacco l'Altare del Fuoco comunque, questo spiazzo così. E l'altro mi sembra Tarkas. Tarkus. Scusa. Era una... allora, scritto male in italiano. Con quello con bianco prima. No, Tarkus mi sembra stupido, dirà fesserie. Okay. Si farà ridere. Ok, ci teniamo per dopo, fa bene. Oh, hello. How do you do? Ma è una donna. I am Harry of Astora. No, è Harry. Like Astora! Ma allora Astora this is Horace, a friend and travelling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Pure a te. Vedi se ha qualche altra cosa da dire. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the we may go our separate ways now. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Vi è la legione. Poi dobbiamo superare la legione per arrivare da Aldrich. No. Sì, 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 l'ha detto prima. Lo so, well sacrifices. Lo so, sì. Adesso siamo alla via dei sacrifici. Dobbiamo andare al bosco dei crocifissi. Poi si va al forte di Farron. E dopo c'è la cattedrale delle profondità. Quindi sì, sono probabilmente due Lord of Cinder, però sono anche poi di fila, praticamente. Quindi prima la legione dei morti cross paths, di Farron, i guardiani dell'abisso, e poi il tizio mangia bambini. E infatti. Ok, ma adesso... quanto non parli? Che? Sentinelle blu. Anche a te. È un tizio che protegge. Leggi subito. Assolutamente sì. E mettilo subito. Equippalo. Pezzo di pelle di pecora scolorito, decorato con la luna oscura e una spada. Equipaggialo per votarti al patto delle sentinelle blu. Quando uno spirito oscuro minaccia un membro della via blu, le sentinelle, obbedendo a un antico trattato, si manifestano come spiriti blu e aiutano a ricacciare l'invasore. L'evocazione avviene automaticamente quando questo soggetto è equipaggiato. E sì, equipaggialo per sfizio. No, equipaggiato. Sia mai. E tra parentesi siamo... stiamo brillando. Sì, sì, brilla. E vabbè, perché vuol dire che è attivo. Perché siamo online. Chissà che non ci convochino. Proprio me. Ah, c'è. E vabbè, puoi anche passarmelo a me. Sono quelle torri di sopra. Quelle tre torri. Eh sì, quelle che avevamo visto da che poi so tre come Lord of Cinder. O almeno come quelli originali. Sono confuso. Io sono, guarda, quasi eccitato. Sotto c'è una lucertola. Vedi se sotto c'era una lucertola, please. Questo pezzo di legno da... mi ha colpito con un albero. Giù. Cosa c'è? Torni al falò e vedi subito qui giù che c'è. Può essere che ho sbagliato, però mi sembra di vedere qualcosa luccicare. Non è che era una lucertola che è fuggita. No, tanto siamo vicinissimi, quindi sciolto. Non so, luci sul povero. Infatti.
Però con un bastone enorme in mano che ci voleva. È un albero! È tutto un fatto di compensazione, secondo me. Aspetta, quindi non ce l'ha. No. Ah, mi dispiace. Secondo me è qualcosa di molto peggio. Vedi subito giù. No, ok, me la sono flashata. Roccia bianca che ti ha fregato. Ok. Allora. Alberello. Ma no, qua è proprio. Vieni qui, Alberello. Robe di crocifissi. Raccapricciante questo posto. Bello che è così solare. C'è così tanta luce, così tanto verde. E qua venivano trascinati sacrifici. Che figata, in modo di palude. Per il nostro Aldric. Allora, io mi allontano un attimo da qui, mi sa. Aspetta, che sta strada? È un burroncino piccolino simpatico. E ti prendi danni incredibili. E quindi no. Dai, non avere paura, sono dei poveri fissi. Andiamo a imparare. Sono talmente scarsi da fare pochi compassi. Sì. Scarsi proprio. Chissà se droppano sto palo. È bellissimo. La cosa più trash del mondo. Fosse un palo. Fosse un palo. Vabbè. È un ramo di mare. Sì, però lo utilizzano per impalare la gente. È tutto sporco di sangue. Vanno bene. Guardati un po' più a destra. Che bella zona questa. Un attimo di... Di là c'è qualcosa. Ci posso scommettere gli occhi. Vai, ci sto. Mi serve un paio di occhi. Infatti c'è qualcosa. Cazzo. Vi fermate. È una cosa ridicola. Vi fermate. Può sempre servire. Vi fermate sempre prima di scorgere il segreto. No, ma ci sarebbe arrivato. È che tu sei troppo più rapido di lui. Non so, quest'acqua non mi convince molto. No, secondo me se ci sei pure entrato non ti avvelena neanche, non è una palude. Ma non per il veleno, che da niente c'è se ci cade. Ok, che cavolo è quello? Oh, è palese. È un granchio, ok. No, non è un granchio. Che granchio. E come si chiama? Vedi, ci sono quanto è granchio? Granchi piccoli. Tu, che sei esperto di Pokémon, Ixilug. E come si chiama l'evoluzione di Krabby? Kingler? È proprio lui. E c'è anche un Krabby lì vicino, guarda quanto è bellino. Infatti, che carino. Cosa ho visto? Cosa ho visto? Torno sulla terra ferma. Cosa ho visto? Tuo mondo è stato invaso dallo spirito oscuro Aisel Dito Giallo. Dito Giallo, beh, qualcuno ci venga ad aiutare. Sempre quando tocca. Al povero Sven. Va bene. Dove sta gente viola, mo? LOL. Vabbè, vado a prendermi i segreti, va. Ma fermo, ma dove va? A prendermi i segreti. Lethal, il guardiano di Farron ti ha invaso. Ma che cazzo? Ma che sono in due? Io temo per Sven. Qua non finirà bene, no? Sì. Ma dove sono i figli? Ah, allora c'era qualcosa, però. Gentilmente, ti cionchi un momento e vedi. Sono stato invaso a due tipi. Non lo so. Io no. Ma rimani qui, non ti possono raggiungere. Non lo so. Cado anche loro. Vabbè. Scudo ondulato. Eccolo qui. Madonna, lo scudo ciniero! Vecchio scudo di metallo di origini sconosciute. Quello che ti aumenta il recupero dell'energia. Lo stem è pervaso da una debole magia che accelera leggermente il recupero dell'energia. Sai, vero che ti devi mettere questo, non me ne frega niente. Ma sì, quanto è? L'80 o 90 qua? 89. Ma si può fare, dai. Sì, assolutamente sì. Per me c'è lo scudo più utilizzato di sempre. Cioè, quasi è il simbolo di Dark Souls 1. Lo utilizzavano tutti perché era troppo potente. Qua l'avranno Exilug, lo so. No, aspetta. Ti sei trovato un altro po'. No, è un NPC, dai, non avere paura. Però io mi sarei curato nel dubbio, Sono io un sacco a quello lì. Axanthus. Questi chi cazzo sono? Sono tartarughe. No, degli insetti di che stanno dentro a Dark Souls 2. Ma che è un catalizzatore piccone. Io non andrei vicino al coso crocifisso. Comunque Sven, tu le sventure proprio te le chiami. Lasci fare. E morire. Sì. Se così deve essere, non, così sarà. Non vorrei perdere moltissimo tempo.
Dai, è una pippaccia, un povero mago ricchione. Invece t'ha fregato. Ha fatto un backstab. No, non ti ha fatto un backstab, ti ha fatto un riposto perché non sai utilizzare bene la stamina. Io avevo detto non andare. E soprattutto rolla, perché che tu corri non ti dai prendi invincibilità. Io sucherei di nuovo. E non mi corro. Uè, chi è questo? Ma è un altro spirito. NPC. Ma sono tutti qui. Sì. È finita. Perché si sei di merda ci finisce sempre? No, forse lo sai che questo non è un NPC, ma è un. È un guardiano vero e proprio. Ma perché attacca me? È perché è un guardiano di Farron, è come veramente il. No, un altro spirito si può chiamare per il basso, c'era scritto che era quello. Sì, ma è un giocatore. Sì. Ma non rolli. Stai a fianco. Paolo, dovevo rollare di più, ma cazzo, due invasori di fia, no. Dai, era fattibile, era morto pure quel tizio. Se no. Se mi faceva il riposto, sì. E se non veniva anche l'altro contemporaneamente al tizio grosso con gli occhi rossi. E lì ti ho detto, non andare troppo vicino. Andri e Horas. Ma il punto è che c'erano gli altri funghi barra granchio barra vabbè, non so cosa. Sì. Ma io non so cosa fanno. Sono gli unici personaggi finora visti. Sono tali e quali a quelli là di Dark Souls 2. Secondo me facevano la nube di veleno. È poca memoria. Ma è, il punto è che tu dai per scontato che siano uguali al vecchio. Sì. Io invece do fiducia a loro e dico che forse si inventano cose nuove. No, ci posso scommettere un dito. Quale? Il mignolo. Beh, direi che è il momento di usare la brace. Tu veramente mi stai dicendo che non vuoi essere invaso dall'NPC? L'NPC effettivamente sì. Assomiglia, ha detto bene Xiluk, assomiglia da morire a Xanthus, secondo me ti droppa qualcosa. Cerca di andare dove ti ha invaso lui. In modo che magari ti invade magari non ti invade anche il tizio, non ti invade anche un giocatore. E mo che sta da solo mena quel maledetto. Ma quanti sono? Sì, sono inutili come in Dark Souls 2. Io direi proprio arma a due mani e melalo pesante. Vai, vai, ergo a spam for the win. Povero nerdone. Ce l'hai meritato. Sì, comunque vedi, è apparso un segno, uno status quando è colpito di file tizi. Quindi l'anello funziona. Adesso bisogna vedere quanto funziona. E vai verso i ragnieri, i granchietti, devi far spawnare l'NPC. Effettivamente spawnato più verso il centro. Ma devi andarci. Prima che ti invade un altro giocatore. Ottimo. Lui come si è mosso in fretta. Ma noi siamo molto anime style. Non droppano niente, maledetto. Perché altro sono. Non andare di là. Lo so, ma sono qui. Fammi dire cosa c'è. Ah, c'è tanta roba. Oddio. Un cavaliere nero. No. Toglie assolutamente sì. Allora. È un cavaliere nero. No, non ti avvicinare. Usa il binocolo, please. Ci sono altre ci cose. Ci sono cavalieri neri. No, che ci fai? Madò, con la mia arma preferita di sempre. Ma che ci fa là? Che bellezza. Perché è tutta me. Io li amo, ma che bellezza, porca troia, ma che vai contro il cavaliere nero, l'NPC. Questo si sfonda. Danni incredibili. Impressionante. No, ci avevi quasi fatta. È il best. Lo so, eri vicino. Poi buh. Si è girato sì. Questo attacco fighissimo. Dai, rimangono comunque degli scarsoni. Beh, insomma. Dai, abbastanza. Fa tanto danno, ma sono dai. È morto, sei stramorto. No, non è morto. Ora sì, perché si è curato in faccia a me. E ha rischiato di morire male. E curati due volte. Mo ti sciotta. Vede il futuro! No, non è cattiveria. Ho capito il vostro livello di bravura. Io ho paura. No, il problema è che non so perché non mi è andato la doppia cura. Forse sono stato troppo fag col pollice. Beh. Io ho paura, perché non mi dici i numeri dell'otto? Sarebbe comodo. Immagini. Ci piano le attrezzature. Immagini. Un po' di bitches. Poi.
Non usare la brace, please. Lo so. Tu te prendi prima le anime. Lo so. Sono fini che col culo che teniamo ci invade pure un giocatore e ci picchia prima. Ehi, sto posto però è divertente. È carino. Ma meno male che ci siamo arrivati qua, così si posso arrivare pure off screen. Che risate. Con gli invasori. Madonna, ma che nero, ma chi dorme? Che spreco di smurtarti. Vabbè, ci ha provato. Pure a me è capitato. Madonna, si è arrivato il volume per un momento. Ma sta registrando, sì. Sì, sì. Il rosso cangiante. Cangiante? Meno male. Attento al tizio dietro l'albero. Perché invece del cavide non affrontiamo prima il granchio enorme? Sì, io il cavaliere nero non avrei affrontato. Tanto questa parte, lei c'è. Oh, è facilissimo, ma infatti non è che ci sono giocato male. Non c'è andato tanto lontano, sono un po' cagato in mano che chi cazzo se l'aspettava il cavaliere nero. Comunque vedi, si fanno la nube che ti ha vedendo. Maledetto. Ma male. Lesina marcia! Questa non la droppavano. Okay. Questa è proprio lezza, lurida. Ah, è proprio, proprio cade a pezzi. Resina di pino marcia diventata velenosa. Probabilmente lo era sita all'inizio. Bellissimo. Rende velenosa l'arma nella mano destra per un breve periodo. Il forte di Farron è stato inghiottito dal bosco maledetto dove Gru preparano resine di questo tipo. Cosa sono sti Gru? Quelli che abbiamo ammazzato male. I funghi? Probabile. E ma i gru preparano una specie di insetti. Comunque, non andare dal cavaliere, torna indietro, ammazziamo l'NPC. Usa mo la brace. Sta bene. Braciati. Braciolati. Braciati tutto. Bracciola di me. E vai verso il centro. Avvicinati dai pressi di Kingler, che è da quelle parti lì che lui ti ha invaso. Mi sembrava avessi invaso. Allora, qua tutto a posto. Cane di merda. Cane di merda. Ok. A livello proprio di lancia. Anche un po' oltre, mi sa. Vabbè, questa me la sono giocata malissimo. Aspetta. Sì, hai visto? No, non lo fare, dai, ce la fai. Ci fidiamo di te. Poi se li colpisci continuamente, attento dietro. Se li colpisci continuamente ci sta il pronto. Vai, vai, vai. Vedi? No, ma non ti sei attivato. Non hai colpito abbastanza in fretta, è una poca vita. Dai, stai a due Estus e anche il tizio ne ha due. Non di qui, non sei andato prima di qui. Sei andato più al centro. Al gambero. Vai, vai, al gamberone. Eccolo. Please. Spirito oscuro. Dove vengono? Vabbè, quelli di farlo non lo usano. Please, spirito oscuro. Prima che il gambero ci guardi. E ci uccida! Arriva di Gron! Corre in modo laterale con i panchi veri! Perché? È un granchio falso. Eccolo qua. Acer il dito giallo. Speriamo che però non ci mette due anni per. Quanto è figo quel granchio, madonna! Bellissimo. I dettagli, è una roba. È bellissimo, ma uccidi il figlio, secondo me quanti si incazza come. Ma infatti perché ha ucciso i creaturi, perciò si è incazzato come un granchio. Come il fungone Dark Souls 1. Sì. Che ti ha dei pugni degni guapa. Ma ho cantato tutto. Tra parentesi il tipo è uscito da quella zona, ma ci torno, non lo so. Prova ad andare a vedere, certo non arriva neanche a pagare. Oh, ho visto qualcosa. Pezzo di merda. Uno con una balestra finalmente. È una donna. Sculetta alquanto. Attento. Curati due volte. Iaiaia. Qui. Che figo però come lancia la magia. Di non sapere. Vabbè, mo parlerò di una cosa un po' off topic al di fuori del video che stiamo facendo, ma penso che magari pure quelli che ascoltano non possano essere interessati. So che serie di video fai. E questo è bene. Mi è venuta finalmente illuminazione. Quindi il grande Xilug, oddio si è potenziato pure l'arma. Ci stupirà con qualche cosa se il granchio mo ti colpisce è un figlio della merla. Dai, è finito l'Estus. Come la merla? Ehi, che figata, ha distrutto il corpo.
Venisse. Venisse infatti di qua. Ancora a metà vita. Ma scompare. No. Mica si ricarica la vita. No, no, ottiene qualche anello. Ue ue ue. Qua, qua secondo me potevi backstabbarlo. Attento alla stamina, che ne usi un pochino assai. Vai, 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 finito, ottimo, ottimo. Mo puoi tornare in vita. 2000, quant'è? Oh, è Santos! Torna al falò e si legge. Subito, subito, subito. E poi si va dal Cavaliere Nero. Quanto è sì. bella la vita, madonna. 12k in ogni caso, Ma ti ha ridato due Estus. È così. Ma no, potevi allora pure continuare. Vabbè. Continuare per i... E per i pro. Bravo, te. Lezzo, penzo, la sgocciola è proprio marcio. Vabbè. Allora. Ma secondo me fai come al solito prima di andare di là. Vabbè, allora cominciamo da Lemo, because it's fungus. Sì. Però aspetta, guarda com'è rinsecchito. Prima era proprio un pene gigante. Una colonna nata imitazione di una creatura divina di Olasil. Ah, che è il fungo, Elizabeth. Wow, Elizabeth, terra di antiche stregonerie dorate. Gli indumenti di Xanthus sono il simbolo degli studiosi di stregonerie perdute. Questa enorme corona ne è l'emblema. Se non ce l'hai, sei proprio un coglione. Esatto. Un compito sì bizzarro e sicuramente qualcosa di cui andare fieri. Ma siamo sicuri? Ok, adesso se ne vanno fieri loro. Sì, adesso la picca. E questa è la picca catalizzatore, vicino al randello. Eccolo. No, aspetta. Vicino al randello, ti stavi proprio a fianco. Allora. Sopra. A fianco? Eccolo. È la picca. Non stai molto bene, amico. No. Arma preferita da Heisel, il dito giallo, una delle dita di Rosaria e stregone ramato. Potrebbero rientrare in questo anche il dito anulare? Sì, infatti. Pensavo così, il dito giallo. Che cavolo di dito sa mai? Saranno proprio soprannomi a caso. Magari ci sarà un motivo. Sì, forse in inglese. Quest'arma può fungere da bastone per le stregonerie. La polvere dorata che lo ricopre deriva da stregonerie perdute. Oh, hai trovato la tua arma per rottola. Rotto Bombismark. Aumenta il potere magico per un brevissimo periodo. Sì, è proprio un catalizzatore, però ci puoi anche picchiare male. Vediamo come. Non è neanche maggio, male. Fisico. Va di forza. Godo. È buono, dai. Beh, ma. No, ok, niente. No, vabbè. Siamo a posto. Siamo ok. Cavaliere Nero. Cavaliere Nero. Il granchio sta troppo in mezzo. Non lo so. Ok. Zac. Non so se c'è tempo per entrambi. Tu parti da uno e sconfiggi. Beh, dai, magari. Cerchiamo di andare un po' più avanti. Ha fatto anche una bella rima. Un po' più avanti il Cavaliere Nero, se no non ci muoviamo più. Una vittoria sul Cavaliere Nero, io mi ricordo mi sono scolato il tizio e il tizio non si muove, però io lo devo dire tutta quella gente cretina, continua a dire hanno per il Bloodborne, sono dei coglioni, assolutamente sì, perché ha solo l'engine grafico, sì, e perciò ci assomiglia. È quello... Cioè ti dà l'impressione di che stai affrontando gente pazza di Bloodborne, gente con gli occhi rossi così che si muove. Ma boh, ma stava anche questo negli altri Souls. Ma sta da Demon Souls sto fatto gli occhi rossi. La gente. La gente parla. Sono d'accordo con voi, sto cercando di capire perché lanciano queste punte. Non hanno un cazzo da fare. Robe del genere, sono pura coglio getto. Ma quanta gente droppa i frammenti di titanite? Io non mi lamento. No, neanche io, però. E adesso... È il momento della verità. Il momento della truthness. Io ti direi di mettere lo scudo. Ma invece no, è un pro. Lo impaurisce. Ma non se ne frega proprio. Ma cosa? Madonna. Cavaliere Negro. Ma ti insegue fino a qui. L'aspettavo. Che bella, madonna, ammazza draghi. Senti, se non è più lunga. Non lo so, è fighissimo. Bello tosto. Ok. Guarda la paia adesso. Ha tolto tutta la sì. tua stanza. Sì, rolla sempre perché ha un range mostruoso.
No, dovevi rollare di lato, peccato. Buono. Questo attacco sarebbe così facile poi da per salvare se solo si gli è rotto la voice. Aia. Gli è rimasto un attacco di scudo. Madonna mia. The clench, come direbbero gli altri. No! Amici. Quanto va avanti! Madonna. Va avanti! È velocissimo! Si deve abbattere sto tizio. Che due maronti! Madonna. Io non finisco sto video finché questo non muore. Ok. Sì. E io non rinuncio. Non me ne frega niente. E io non distoglierò l'attenzione per altro. Tua sorella è mia. Guarda che la tiene una sorella. Sì, infatti non ti è andata benissimo. Ciao caro. Non so mai vedi sto video. Che valore. Non lo sapevo, ok, però. Vabbè, perciò l'abbiamo chiamato nel primo episodio con il suo vero soprannome, ossia il cinico. Esatto. Vabbè. Non sono cinico, penso semplicemente che buona parte di quelli che esistono debba essere. Ottimo, siamo inclusi anche noi. Tu non sei mai stato vivo, tu sei una divinità, sei Sono un uomo morto in realtà. Esatto. È per questo che sono così tanto pronto. Dai. Però guarda, il sanguinamento pista, Madonna! L1R1! Ma cosa? Io pensavo che dire che mi sembravi partito meglio questa volta. Mamma mia. Ma stava andando benissimo. Infatti sì. Non ho capito come va preso. Ma mo lo sai che però devi stare due volte più attento di prima, perché in due colpi il cavaliere nero ti ammazza praticamente. Sì. Ma lanciagli una granata tanto per dire. Ma guarda fa, il cavaliere nero sono pure praticamente immuni al fuoco. Vai backstabbalo. Oh, e siamo partiti benissimo. Via, 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 mai più di un colpo, ragazzi. Oh, è della moglie? No. Curati due volte, spamma quel quadrato. Perché sì? Perché non riesco a fare due volte quadrato? Non lo so, ho problemi al dito. Ma se curati due volte non ti convince. No. Ma mi piace il numero due, accidenti. Vai, dai, è tuo. Dai. Ma era facile. È facilissimo. No, solo è stato avere paura. Ma tu sì! Che il culo sia con te, sì! Con il tuo spirito. Sì! Andiamo per lì, Peppe. Andiamo con il mio mondo. Non me ne devo mettere. Mi scocci. Leggi, mamma. Due sandali di lupo che abbiamo. Oh, Mike, no, è quello a fianco. Sì, armatura dei cavalieri neri che vagano per questo mondo. I cavalieri erano servitori di Gwyn, il primo signore, e lo seguirono fin nelle fiamme dell'inferno al momento del vincolo. Divennero cenere, ma vagano ancora per queste terre. È equipaggiato. E fai vedere quanto è forte. Vai forte. Ben poco. Vai a quello a fianco, a fianco. Quello del cavaliere, porca troia. equipaggiatelo, please. Vai a quello del cavaliere nero. Vai, è forte, faccia mia. Il pesce è leggermente alto. Vabbè, alla fine di punto 3. No, mi dà fastidio che prima avevamo 7 e mo non più. Ma comunque. Beh, c'è comunque un 7. Ok, vai. Fai vedere com'è. È strano, tiene pure una. Tiene pure una gonnella. Però sai, ci sta tantissimo perché poi il 7 è tutto nero. Così bello. E allora vai, accelera e veloce verso avanti, sperando in un falò. Sarebbe il finale adatto per l'episodio. Beh, i gambali sono stati una bella. Sì. Che bella cosa. Un bel regalo. Ti sei chiamato il mercenario prima. Chiamato il mercenario. Vabbè, vediamo. Perché non mi piaceva quasi nulla dei suoi ambiti in realtà. Vabbè. Sì, è un beduino. Infatti sì. Qualcosa contro beduini. Sembra più un mercante. Solo vengo dal deserto. Vuoi i miei fiori di fuca? Vuoi mio? Che cazzo vendono i beduini? Vendono la Wakbar, ecco cosa vendono. Vendono al bar, vabbè. Francesi. Comunque. Ah sì, elmo di metallo e tessuto grezzo, in grado di proteggere dalle avversità del campo di battaglia e dei lunghi viaggi. Esso conserva però la propria leggerezza, fornendo un equilibrio perfetto fra assorbimento e consistenza. Questo è l'equilibrio giusto fra godimento e gusto. Infatti. Praticamente.
Dove sta? Sì, questo. Però l'armatura è figa. Io ho un sempre pensiero. Sempre vissuto grezzo, sempre la però no, non conviene, non conviene mettercelo perché arriviamo a 77, andiamo in Fat Troll. Ah, no. Fat Troll. Fat Troll, no. No, nessuno gli piace. No, nessuno lo vuole. Beh, premi un momento. No, vabbè, volevo dire col quadrato. Sì, ma è sempre quello: tessuto grezzo, lunghi viaggi, avversità. Infatti, si combatte per la libertà. Ah, però il grezzo spesso indossa un solo guanto. No, è... questo è scarso. No, fa proprio pena. Vabbè, è mercenario. Eccomi. No, vabbè, rispetto a quel cavaliere nero, che ha da fare? Vabbè. Ti dice sempre le stesse cose, vai, proseguiamo. T'ha a posto, zio. Sta buono. Ho visto anche dei troppi lontananza. Dei troppi lontananza. Torna indietro. Di là, stavi andando bene. Ok. Che cacchio è? Sembra un drop, un drop serio. È un drop pesante a quanto sembra. Ma qua è un vicolo cieco. Ah no, cioè sì. 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 E noi si concluderà l'episodio da Andrei. Ci abbiamo 15.000 anime poi. Carbone usato per l'infusione delle armi, un tempo veniva utilizzato per forgiare gli spadoni della legione di non morti di Farron. Quindi mi state dicendo le spade di Artoria? Pesanti, affilate e avvelenate. Yes, pesanti, affilate. Yes, pesanti, affilate che yes. Servivano a noi. Catane giganti. E allora, quello è un vicolo cieco. E a questo punto sì, finiamo l'episodio tornando. Usa l'osso del ritorno, abbiamo 2000. 15.000 anime, quanto ce ne ha date il Cavaliere Nero? Non ne ho la più pallida idea, però ne abbiamo prese discrete. Sì, mi pare 2.000 o 3.000. Sì, è un più o meno al solido come nel primo. Buono, buono. Va bene. Quanto qui campo? Quanto adoro lo scudo d'assi, quanto mi fa ridere. Sì, è bellissimo. È comparsa una tizia. Che cacchio? Ah, è lei. Come ci è arrivata lì cieca? No, non è la cieca, assolutamente. Ma chi sei? È tornato guerriera. Pure il Crestfallen. Vabbè, lui... No, è il prossimo episodio, sì, dai. Sì, prossimo episodio. Discussioni sì, ma Andre. Love you. Ah, well met. Tis good to see noi che vedrai adesso che piacere avrai non appena gli diamo il carbone. Oh, my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Bloodborne. Time to put this brawn to use. Le gemme sono quelle per infondere, gemma affilata, così si chiamano. Infondiamo cose. Cioè, vai. Ah, un momento, vai a quel pugnale del corvo, leggi la descrizione. Che l'abbiamo droppato prima. Fa pena. Pugnale dei dimenticati, che seguono le parole dei cantastori eretici. Questo pugnale di grandi dimensioni colpisce con potenza. Ma questo evidente tentativo di intimidire gli avversari rivela molto sui timori di chi lo brandisce. Punto cieco. Utilizza questa abilità per colpire i fianchi. Chi si ripara dietro uno scudo. È tipo simpatico. Come lo Shotel. Che superava lo scudo. È debole, ma puoi avere il suo perché, secondo me. Ma invece io voglio un attimo vedere. La luci katana. Sì, cosa? Pesante. Allora, affilata. Vado. Affilata e B proprio, cioè ci chiama. Guarda, ne qua. Abbiamo una, cioè ti toglie una. Chi se ne frega, mi questo toglie punto 9 e ti mi toglie... dà più 20. Cioè ti conviene da morire. Ma cos'altro c'è? Grezza, fuoco, velenosa. Sì, è morto, l'ha fatto. Ma chi se ne frega. Beh sì, del veleno. Se ne frega qua. La facciamo affilata. Guarda quanto ti aumenta il danno. Ma appunto, già mo è buono. Ma appunto ne abbiamo una. Non è che ci voglia conservare nel caso arrivi. Ma ne troveremo qualche altra. Mamma mia, che catastrofe. Sta bene allora. Si spera. Vai. Chi non risica non rosica. Sta bene. Grazie, Andre. Ah, non l'avevo provato. Ok. There are two ways we can them back. Pretty, be careful. I don't want. Vabbè, dato che abbiamo deciso che con gli NPC ci parliamo la prossima volta, vai vicino alla tipa che è appena arrivata. Anzi, dato che la Maiden sta qua, la Fair Keeper, saliamo pure di livello. Welcome home, speak then. Adesso che siamo B, ci mettiamo un paio di strizzo? Then touch take now. Sì. Sì, assolutamente. Adesso sì. La vitalità 20 sta bene. Ci facciamo sti due livelli e sei salito comunque di 5 punti, che è buono. Sì, all'attacco. Con 2 punti.
bellissimo. Siamo già a livello 32. Ma penso siamo anche bassi, sai? Ne siamo bassi rispetto a Dark Souls 2, che mostrava a livello 150 di già. Anche questo è vero. No, veramente, cioè, stavi, ma penso, intorno quasi al 100. Distanza 20, vitalità 20, forza 16. Siamo equilibrati. Ma meno male che però teniamo il vigore a 15, che poi ce lo portiamo dall'inizio. E con quello ne avremo bisogno di un anello di Avel o parenti. Sì, ma tra parentesi, l'anello scuro, per quanto suoni figo. No, è buono, guarda, non te ne accorgevi, no, recuperavi la vita. Recuperavo? Sì, sì. E allora cos'altro possiamo toglierci per Avel like ring, non so. Se non c'è proprio l'anello di poi Avel. Ci penseremo, magari pure quello che ti dà più anime. Magari troveremo cose nuove. Sì, infatti. Detto questo, ciao mia futura sposa. Magari. Bravo. Detto questo, signore, guardate i nuovi pantaloni. Quanto siamo fighi adesso. I nostri nuovi pantaloni. No, questi sono bottino da guerra di Sven, diamogliene atto. E vabbè, il suo ve l'ha trovato, ma il personaggio è comune. Sì, sì, certo. E c'ha ragione, e vabbè, no, niente. Ora bisogna cambiare però la tuta, che si intona poco, credo. No, in realtà si intona abbastanza, perché la cotta di maglia sembra quasi un continuo. Però certo, se troviamo qualcosa di più figo. È più figo. Sì. Benissimo. Eh sì. Alla prossima ammazzeremo Kingler e tenteremo di raggiungere Farrow. No, prima cosa, si parla con questo NPC di fianco, si parla col Chris Fallen che è tornato e ci dirà qualcosa, siamo arrivati a Farron. Ci dirà cose di Farron molto carine. E poi tenteremo sì di raggiungere il primo Lord of Cinder. Secondo me ce ne vorrà ancora un po'. Perché ti vuoi rannicchiare? Grazie per avermi visto fin qui, sono un essere inutile. Sì. Basta. Okay. Ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima. Ciao ciao.